Questa giornata, prima giornata regionale per i Colli Veneti, prima domenica di primavera, è una qualcosa di straordinario e di importante, perché finalmente con questa legge che è approvata all'unanimità dal Consiglio regionale si è voluto valorizzare un altro territorio del Veneto, al di là del mare, delle montagne, eccetera, quello collinare, che ha il suo apice nelle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, già patrimonio UNESCO, ma molti altri territori delle colline venete possono essere riconosciuti e in ogni caso valorizzati e diventare un attrattore turistico di non poco conto. Beh, sicuramente una giornata significativa, l'avvio di un percorso che per noi vuole portare ad un'azione consolidata nel tempo. Vogliamo che questa iniziativa abbia un percorso e un futuro molto importante dinanzi. Si tratta della possibilità, attraverso iniziative condivise con il territorio, con le comunità, col volontariato, con i produttori, che facciano capire quanto sia la qualità di ciò che viene realizzato nelle nostre colline, quale sia la bellezza del nostro paesaggio e devo dire che in particolar modo le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ne sono un testimonial nel mondo grazie anche al riconoscimento UNESCO e di come quindi sia un modo anche di raccontare la comunità veneta ed il Veneto. Beh, l'importanza è sicuramente quella di avere acceso un faro sulla collina veneta, portato l'attenzione su tutti i colli e quindi di valorizzare questo immenso patrimonio che abbiamo enogastronomico, perché quasi tutte le colline, ricordiamoci, che sono sede di un DOP, un DOC, un IGT e hanno delle valenze culturali invidiabili e quindi vogliamo valorizzare all'unisono i colli veneti. Questa legge per il nostro territorio vuol dire scoprire il tesoro che abbiamo sotto i piedi. Le nostre colline possono essere veramente un tesoro da far scoprire ai nostri cittadini e a chi viene da fuori, un grande volano per la nostra economia, per il turismo e per tutta la società veneta. Le colline del Conegliano Valdobbiadene sono le prime che sono diventate patrimonio dell'umanità, abbiamo veramente tante colline nel territorio veneto di grandissimo spessore dal punto di vista paesaggistico e possono diventare veramente un volano per tutta l'economia regionale. È sicuramente una giornata importante, è la prima e oggi abbiamo avuto la presenza di tutta la politica veneta, per cui questo dimostra come il nostro territorio sia veramente all'attenzione. È importante come giornata perché io credo che da adesso possiamo cominciare veramente a costruire una rete insieme agli altri 11 colli che sono stati individuati appunto sul Veneto proprio per cercare di valorizzarci insieme.